Buonasera, buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati alla nostra puntata, il talk show di tutto il Nord Italia, ma anche di Roma ci stiamo allargando grazie a voi, agli ascolti e soprattutto grazie anche all'opinione dei nostri gentili ospiti da, nello studio, da Palio a questa sera, dalle, dalle interviste della, dei cittadini per strada e grazie anche alle vostre importantissime opinioni come sempre regine e disponibili per poter affrontare temi di attualità, di cronaca, di politica ma soprattutto temi che sono di tutti in modo semplice, chiaro e ovviamente dibattibile a differenza di tanti altri il tema di questa sera è come vedete appunto di sovraimpressione sacrifici proprio per tutti ne discuteremo questa sera potete telefonare direttamente in studio qui al numero 049 7800 204 oppure mandando un sms i nostri tradizionali sms al 393 988 1131 Oppure mandando una mail a iltarlochiocciolacafetv24.it. Discuteremo questa sera, appunto, dicevo, con i nostri gentilissimi ospiti, che vado immediatamente a presentarvi. Dalla mia destra abbiamo il capogruppo di Forza Italia in comune di Padova, Manuel Bianzale. Buonasera, Bianzale, Buonasera. e grazie di essere venuto a discutere di questa importante tematica qui con noi al Tarlo. Grazie. Buonasera. A suo fianco Elisa Venturini, sindaco di eh, Casal mm -hmm. in provincia di Padova, consigliera provinciale, nostra graditissima ospite. Grazie, grazie, mille grazie a voi per l'invito. Gentilissima. Alla mia sinistra abbiamo Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle della regione Veneto. Buonasera, buonasera, buonasera Berti, buonasera, grazie buonasera di a essere tutti. qui con noi. Ed infine, come dico sempre, ma mai infine, abbiamo rebellato Marco che è dirigente provinciale di Fratelli d'Italia e ovviamente anche impegnato in politica per il partito. Buonasera. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Ci sono dei problemi audio, chiedo scusa. Ecco, problemi come sempre della diretta, eccomi qua, chiedo scusa. Ci sono stati degli inconvenienti audio che abbiamo immediatamente risolto. Stavamo dicendo appunto sacrifici per tutti, ma proprio per tutti. Anni di difficoltà ci hanno detto di tirare la cinghia perché il momento è contingente. L'Europa ce l'ha imposto, Monti ha imposto il welfare non sociale probabilmente, ma economico. E ancora adesso dobbiamo rispondere sempre per ogni nostra attività a livello politico, a livello di decisione strategica, di economicità. Ma è davvero un sacrificio che è? O corso per tutti, ma non è Stiamo vivendo una crisi già dal 2009, quindi da 6-7 anni, ed è estremamente difficile. Lo Stato ci ha chiesto e chiede continuamente agli enti locali, quindi comuni, province, regioni, di cioè taglia sempre più trasferimenti e quindi lascia ai comuni la uh, necessità di andare a recuperare risorse sul territorio. Purtroppo per rispondere ai servizi dei cittadini, rispondere alle esigenze dei cittadini, dalla manutenzione delle strade alle scuole, il trasporto pubblico eccetera, è evidente che il comune, mancando i trasferimenti dello Stato, Purtroppo ha un, unico, ha un unico mezzo, quello cioè di eh, utilizzare le addizionali comunali e qualche altra imposta ovviamente eh, dell'ente locale. Per quanto riguarda il Comune di Pada però abbiamo operato nell'ultimo anno e mezzo una sorta di spending review ecco, che ci ha permesso di tagliare l'addizionale comunale, per quanto poco è sempre un segnale, e di tagliare l'IMU sulla prima casa. Questo per dare un ulteriore segnale e oltretutto non pagano per quanto riguarda i cittadini i padovani l'IMO i proprietari di immobili con una rendita catastale inferiore ai 600 euro. È tanto, è poco, è pure un segnale, anche perché poi i conti alla fine devono sempre, devono sempre tornare. Ciò che lascia sempre molto perplessi e molto diciamo così eh, sorpresa, insomma, è che mentre a livello decentrato si fanno enormi sacrifici per garantire servizi e qualità dei servizi, a livello centrale invece abbiamo visto che la spesa pubblica continua ad aumentare. E questa è un po' la, la, la cosa che dispiace di più per gli amministratori locali che insomma sono in trincea, no? sono quelli che hanno il primo rapporto eh, col territorio. Ma grazie, grazie. Ma Venturini, lei che è sindaco di una realtà della provincia, importante, anche con una rappresentanza tra virgolette in provincia, pur essendo un ente ovviamente modificato in questi ultimi anni. Ma eh, sono tutti gli amministratori bravi amministratori? Tutti gli amministratori degli enti locali sono amministratori bravi. Dopo affronteremo anche il problema degli amministratori regionali e nazionali. Secondo lei? Beh, come sempre in ogni ambito, in ogni contesto, in ogni categoria c'è chi è più bravo, chi meno bravo, chi si impegna di più, chi si impegna meno. Io comunque vedo tanti amministratori locali, anche essendo nell'Anci che è l'associazione dei comuni, che si impegnano tanto per il loro territorio, anche perché hanno a che fare eh, con i cittadini, con i problemi concretamente tutti i giorni, quindi si cerca anche di dare delle risposte perché il cittadino poi ti viene a trovare in comune e vuole avere delle risposte concrete, quindi non è che puoi tanto tergiversare, raccontare la storia dell'orso, non farti trovare e quindi cerchi di essere presente e di dare anche delle risposte. E sulle politiche che vengono adottate a livello nazionale, guardate, approfondivo da un punto di vista storico anche il rapporto tra lo Stato centrale e gli enti locali. Che c'è da, da quando c'è lo Stato d'Italia, questa conflittualità tra lo Stato centrale appunto e i comuni, ad esempio, dove da sempre lo Stato centrale ha cercato di fare cassa, dove ha cercato di scaricare sugli enti locali, quindi sui comuni, tutte le difficoltà e le politiche poi eh, tributarie e, e quindi si è fatto fare lavoro sporco sempre ai comuni nel tentativo di. Recuperare risorse e quindi non cambia mai in questo paese, qualsiasi sia il governo, alla fine lo Stato centrale se cerca sempre di far cassa anche perché, perché può anche dettare le regole e poi chi si trova sul territorio, quindi le periferie, devono in qualche modo stringere la cinghia e affrontare i problemi. Quando un amministratore locale, un sindaco va a impostare il bilancio di un comune, prima di tutto va a vedere quelle che sono le spese, che poi sapete sono spese necessarie legate alla gestione. Poi va a vedere le entrate che ha e poi cerca insomma di mh, riuscire a far il, garantire il pareggio di bilancio tra entrate ed uscite. Però se io devo pensare, ti ritrovi, non so, i 100.000 euro che devi versare all'ULSA e lì eh, sono obbligatori. I 400.000 euro che devi versare per i mutui che tu hai delle opere pubbliche del passato e quelle è obbligatorio gli edifici pubblici che devono essere riscaldati è quello obbligatorio, gli stipendi per i dipendenti è quello obbligatorio, quindi alla fine non è che ci sia grande eh, possibilità, non c'è questa grande discrezionalità nel tagliare magari anche quelle che sono le spese, perché poi deve dare dei servizi, allora devi cercare di ritoccare le entrate, le entrate ci sono delle entrate che sono codificate, cioè quelle sono per i comuni, da un punto di vista tributario, allora tutti siamo cittadini, quindi tutti noi meno tasse paghiamo meglio è, vero è che poi noi dobbiamo garantire anche dei servizi comuni. Allora quello che noi vorremmo è riuscire eh, quantomeno ad avere un minimo d'entrate per eh, dare dei servizi che siano efficienti anche per i nostri cittadini perché siamo chiamati a fare anche questo. Grazie, grazie Ventolini. Berti, in questo primo giro no, dei nostri gentilissimi ospiti, ma è davvero così? Cioè, bisogna sempre ritoccare le entrate per dare i servizi perché lo Stato ogni volta. Cerca di scaricare ovviamente la patata, perdonatemi questa locuzione, ma oggettivamente alla fine sono effettivamente gli enti locali che interagiscono in prima persona con i cittadini, con le esigenze, con le necessità. E cosa si può fare? Perché alla fine, se io pago troppe tasse e continuo ad avere, come si dice, dopo me lo dovete dire voi, eventualmente meno servizi, a chi mi devo rivolgere? Allora, partiamo da un presupposto, la spesa dello Stato sta esplodendo, il patto di stabilità sta impiccando completamente gli enti locali. Cosa vuol dire combinato di queste due cose? Che abbiamo negli ultimi 10 anni, anzi 15 anni, una spesa che è esplosa da 250 miliardi di euro, che già è molto importante per tutta la macchina statale, è arrivata a 850 miliardi di euro. 850 miliardi di euro, solo per la sopravvivenza dello Stato. Ma allora la domanda è, è sopravvivenza dello Stato o è... Il trogolo dove si infila dentro il muso di tutta questa macchina burocratica che si ingolfa evidentemente e va a fagocitare tutti quelli che sono soldi che sono necessari poi agli enti locali. Perché quando un comune ben amministrato riesce ad avere un, un avanzo di bilancio, non può spenderlo perché ce l'ha bloccato al patto di stabilità, perché va andare, bisogna andare a sfamare la bestia. Allora, questi sono i temi. I temi quali sono? Che poi noi possiamo trovare le soluzioni più fantasiose e belle del mondo. Ma poi capita, come è successo a me due mesi fa, di andare alla presentazione del libro di Cottarelli e sentire che un professionista di dichiarata fama internazionale, come per l'appunto il professor Cottarelli, chiamato apposta dal governo Letta per tagliare, stroncare la macchina dello Stato. Di fatto dopo poco più di un anno rassegna le dimissioni. Io in quell'occasione chiesi al professore, ma mi scusi, ma le sue sono state dimissioni spontanee o sono state dimissioni spintanee? Perché eh, quantomeno risulta strano che un membro del Fondo Monetario Internazionale dopo un anno se ne, si debba rendere di fronte a quello che dovrebbe essere un compito prettamente tecnico e non politico. E cosa ha risposto? E ha tergiversato lasciando intendere che però era meglio se lui se ne fosse andato eh, e anche molto rapidamente. Notizia non più di due giorni fa, eh, è ripetuta esattamente la stessa cosa, cioè la persona che è andata al posto di Cottarelli per continuare il suo lavoro, quindi questa agenda di tagli continui nei confronti della burocrazia, di questo incredibile mostro mangia soldi, si è anche lui dimesso dopo un anno dicendo mi sentivo completamente inutile. Allora, noi possiamo parlare, eh, sono apprezzabili e sono veramente eh, importanti gli sforzi che fanno gli amministratori locali nel tentare di dare dei segnali ai cittadini, bisogna solamente dire grazie a chi prova a fare questo, però dall'altra parte bisogna andare a colpire nel profondo, il profondo vuol dire che la politica per prima deve dare degli esempi. Perché non sono solamente degli esempi fine a se stessi, ma sono centinaia di milioni di euro che ballano e poi, soprattutto, sappiamo bene che bisogna partire da in cima alla, come si suol dire, alla catena alimentare per riuscire ad andare alla ricaduta a tagliare tutto quanto. Se noi non facciamo questo, non si va da nessuna parte. Come Movimento 5 Stelle, noi ci impegniamo in prima persona a farlo, come ben sapete, ci tagliamo gli stipendi. Adesso io ho iniziato la mia crociata all'interno della Regione Veneto per l'abolizione dei vitalizi e abbiamo dopo affronteremo anche affronteremo questo, questo, sì, sì, questo livello nazionale non solo. Va bene. grazie, grazie Verti gentilissimo, rebellato ma in tutti questi anni abbiamo sentito abbiamo eh, discusso in tutti quanti gli organi di stampa nelle piazze e quant'altro abbiamo discusso sul fatto che bisogna tagliare le tasse la politica si deve adeguare ai tempi non ci sono più le vacche grasse ma bisogna guardare la sostanza i politici sono i rappresentanti del popolo Ahimè però i dati che ci snocciolano ovviamente le fonti le fonti di ricerca e fonti di dati dicono ad esempio che per il funzionamento degli organi istituzionali, stato centrale Autonomia e autonomie territoriali, come diceva prima Berti, sono circa 850 miliardi di euro, nel 2013 erano 7,1 miliardi di euro. E... Davvero un esercito che l'anno scorso circa erano 144.000 tra parlamentari, ministri, amministratori locali, di cui 1.041 parlamentari nazionali ed europei, ministri e sottosegretari, numeri che dopo vi snoccioleremo nel dettaglio. È eh, veramente, non è una, una città, è quasi una provincia di politici e addirittura qualcosa di più. Ma allora, perché la politica non è riuscita a dare un segnale in questi anni, secondo lei? Partendo dal 2011, l'anno in cui è arrivato il favoloso governo Monti, eh, a mio avviso le intenzioni erano molte ma poi alla fine si sono perse. Eh, in, un, in moltissimi rivoli a mio avviso. I punti focali sono due. L'aspetto sicuramente dei, del costo della politica è uh, una questione che uh, la politica stessa dovrà affrontare di qui uh, ai prossimi anni nei confronti della cittadin, de, di tutti i cittadini italiani. Punto primo. Punto secondo, per quanto riguarda la macchina statale, eh, mi rifaccio a quello che aveva detto il professor Brunetta qualche anno fa. Che diceva, un buon padre di famiglia sicuramente eh, sul bilancio della propria famiglia un 10-15% eh, lo può prendere in considerazione, cosa che di fatto a livello di macchina pubblica italiana non è stato fatto. Eh, mi permetto di dire: le mani nella marmellata non sono ancora state messe, cioè l'Italia ha fatto dei sacrifici in mani dal 2011 in poi. Evoluti e, e in, imposti dall'alto, però il nocciolo della questione, è, a mio avviso, a mio modesto avviso, deve ancora essere preso in considerazione e eh, risolto. Per risolverlo, secondo me, si creeranno anche mh, tensioni sociali molto forti, perché chiaramente la macchina pubblica dà da lavorare a centinaia di migliaia di persone di conseguenza. Eh, delle problematiche eh, interne si verificheranno, ciò non toglie che eh, lo Stato deve fare il conto, cioè deve tenere ben presente i conti e soprattutto farli tornare, perché poi alla fine le, gli enti locali eh, sono quelli che vanno, che vanno a, ad avere risorse più scarse da dare. Eh, All'ultima ruota che sono i cittadini. Certo, quindi sia di servizi che oltretutto anche di stipendi, di oneri che sono a carico dei cittadini. Vediamo subito gli sms che arrivano da casa. Dopo una vita di lavori e sacrifici, persone magari con pensione al minimo quasi, costo della vita in continua crescita, ma che paese civile è diventato l'Italia? A quando la trasparenza dei vitalizi legati ai contributi, SC grazie, grazie da casa. Continuate a scriverci. Come vi dico sempre, purtroppo non riusciamo a pubblicarli tutti, siete tantissimi, però cercheremo anche di rispondere ovviamente alla fine della trasmissione. E parlavamo di costi, appunto, diceva Rebellato della politica. Le mani nella marmellata non sono state ancora messe. Ma sono... è marmellata? Mi scusi, <ride> Rebellato, è marmellata di, di tipo di gestione di enti oppure anche marmellata legata al costo stesso della politica. Perché. Eh, a noi ci piace sapere, è vero ci taglia l'Imu, abbiamo sentito eh, recentemente insomma, il progetto, la proposta anzi della, della cosiddetta finanziaria o meglio eh, legge di stabilità, però di fatto eh, io vorrei sapere se ad esempio in tempi di spending review dai miei gentili ospiti, eh, in tema di spending review se i, gli stipendi, le spese legate ai gruppi consigliali, regionali, nazionali eccetera, cioè, sono mai stati toccati dalla spenderevio, perché a me non risulta. Beh, in provincia sì. In provincia, ecco, prego Venturini, in provincia? Beh, in provincia adesso è un ente diverso rispetto a come era prima, nel senso che sta subendo un'evoluzione, un cambiamento. Le funzioni però che vengono riconosciute alla provincia sono quelle che c'erano prima. E serve un ente di area vasta, perché abbiamo bisogno di avere un minimo di coordinamento e di intervento in una serie di materie importanti, dai trasporti alla viabilità, al settore lavoro, all'ambiente. E quindi è necessario comunque che ci sia un ente di questo tipo. È, è più snello rispetto a prima, nel senso che c'è anche meno personale, perché nel frattempo in questo anno di grandi cambiamenti: una parte del personale è andata anche presso altri enti, quindi comuni piuttosto che università. E la parte politica, presidenti e consiglieri delegati e non, non percepiscono nulla, non hanno neanche il rimborso delle spese. Quindi mentre prima un assessore provinciale. Con la provincia precedente prendeva 3.500 euro netti, oh, diciamo adesso, sì, mm. adesso un consigliere delegato, come la sottoscritta, che può avere materia protezione civile, piuttosto che lavoro, che richiedono tempo, che richiedono studio, che richiedono presenza, che richiedono vicinanza ai cittadini, non prendono assolutamente niente. Questo per dire che come provincia io sto prestando un servizio per la collettività, sono contenta di farlo, e, e questo secondo me è un primo esempio dove eh, si è intervenuto in maniera anche drastica. Ci sono altri ambiti, sto pensando alla regione, va bene che i consiglieri regionali si sono decurtati un po', eh, però rispetto agli 8.500 euro netti che prendono, magari qualcuno ne prende la metà, però potrebbero fare uno sforzo ulteriore mh, perché veramente eh, quello che viene riconosciuto è notevole, visto che in provincia facciamo tutto gratuitamente, ecco ci potrebbe essere un impegno anche da parte della regione dei consiglieri e non solo di più per non parlare di tutta la questione di Vitalizi che è scandalosa, che continua a essere scandalosa. Dopo Berti torneremo su questo tema, visto che lei è anche consigliere regionale. Ciao. Però io direi di vedere, ad esempio, oltre alla virtuosità eventualmente di un ente che purtroppo, per fortuna, è stato eh, declassato a ente di secondo, chiaramente meno personale che è la prima, mi corregga se sbaglio Venturini, fonte di spesa, tra virgolette, di un ente mm. pubblico, è stato buttato il costo del personale, e non voglio ovviamente... Dare nessun tipo di interpretazione, eh, su altri enti, nel senso che è aumenta. Nel, è stata no, ma in realtà. No? Allora c'è da considerare questo: che eh, in provincia c'erano alcuni settori dove ci poteva essere anche una presenza di personale, magari eccessiva, ma ci sono dei settori, e sto pensando ad esempio al settore lavoro, dove invece c'è bisogno di personale perché adesso i centri per l'impiego sono in grandissima sofferenza. Cioè mentre in Germania noi abbiamo un operatore ogni 40 persone che vanno alla ricerca del lavoro, in Italia abbiamo un operatore per decine di migliaia di persone. Ma come volete che avvenga la ricerca del lavoro se non c'è un operatore che segue? Perché questo fa la differenza nelle politiche attive del lavoro. Allora c'è poco personale in determinati ambiti. Allora bisognerebbe su questo intervenire, soprattutto parlo per le politiche attive del lavoro. Mm. Dopodiché, eh, magari il personale si è spostato presso altri enti, vedi anche i comuni, dove c'è bisogno di personale. Allora, anche qua ci sono comuni che negli anni, negli anni passati, dalla vacche grasse, sono riusciti a fare delle politiche e sono riusciti ad avere personale, ma altri comuni si trovano in estrema difficoltà. Hanno poco personale, soprattutto pensi ai comuni più piccoli. Quindi un'unità in più, anzi, va ad agevolare l'attività che viene svolta, ribadisco, soprattutto nei comuni più piccoli dove c'è più difficoltà. Certo, Bisogna intervenire in altre realtà e parlo dello Stato e parlo della Regione, perché è lì che c'è il grosso dove andare a tagliare. Adesso andiamo appunto a vedere. Prego la Regia, gentilmente, di mandare in onda la slide numero uno che abbiamo preparato per dare a chi ci ascolta da casa una, eh, diciamo, una visione su quello che i nostri rappresentanti nazionali eh, ovviamente percepiscono 400.000 euro esentasse per ogni onorevole, oltre 5.000 euro netti al mese di stipendio, i parlamentari ne intascano 7.000 di rimborsi forfettari senza obbligo di giustificazione, in una legislatura ciascun eletto mette da parte un tesoretto di quasi mezzo milione, la metà se è in carcere e ovviamente questa era una polemica che era ovviamente presente quando la fonte è, la citiamo, il Fatto Quotidiano, in cui è stata fatta un'analisi molto molto addentrata. Come vedete lo stipendio netto è 5.000, quindi quando si presentano con la busta paga chiaramente è quello. Poi tutte le diarie, le spese, i l'imborsi obbligatori, i telefoni che adesso tra l'altro sono ridicontati. Questi sono dati del 2014, mi pregio di, di certificarli. Daremo dopo più tardi anche i dati recenti, quindi del 2015. All'epoca eh, Ferdinando Adornato, allora deputato di scelta civica, disse per selezionare un personale politico di qualità occorre essere consapevoli che il talento ha un prezzo di mercato. I nostri politici devono essere pagati perché devono essere indipendenti. Un principio che credo sia condiviso, nel senso che uno che lavora non lo fa gratis. Se uno poi è anche bravo è giusto anche riconoscergli quello che eventualmente fa. Ma la politica è anche una mission, ovvero è una, eh, un impegno da parte di ciascuno, di chi vuole impegnarsi in politica, per dare un servizio possibilmente al meglio delle proprie possibilità e con degli effetti chiari anche negli altri. E come si fa a tagliare gli stipendi che a tutti, adesso sentiremo a breve anche le interviste, certo. a tutti, a tutti non vanno bene sia come remunerazione né come, diciamo così, benefit successivi? Berti. Allora, la questione è... È difficile di questa tutto, domanda. Allora prima, di tutto, allora, prima di tutto è una questione e mi, mi riattacco a quanto lei stava dicendo ora. È una questione che parte dall'etica, ovvero perché uno fa politica? Se uno lo fa per una questione di guadagno, allora è meglio che se ne stia a casa subito. Perché prima di tutto è una scelta che uno fa nei confronti dei cittadini perché è un impegno civico di andare a dare il proprio contributo all'interno della società per riuscire a portare nel proprio piccolo nel proprio grande un piccolo, una piccola parte di cambiamento, ma quantomeno un aiuto nei confronti dei cittadini. Se uno lo fa perché vuole lucrare, vuole farsi un importante malloppo tesoretto che si mette da parte sono sicuro che delle carriere imprenditoriali brillantissime siano a disposizione di chiunque abbia del talento del buon tempo e quindi uno può prendere e mettersi al di fuori delle istituzioni pubbliche e farsi la sua vita privata senza nessun problema qual è il punto? il punto che c'è stato in quest'anno è la commistione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato perché negli ultimi vent'anni lo stato è stato visto i costi della politica come, come dicevamo prima dove andare ad abbeverarsi e ad andare a ingrassarsi. Cosa ha determinato questo? Che i 16.000 euro che vedevamo prima netti sono la normalità, eh, si parlava prima dei consiglieri regionali, io faccio due cifre perché in modo che cioè. si possa capire, almeno parlo nel concreto di quello che conosco bene, sono eh, 8.500 euro netti al mese, di cui eh, 4.500 netti solo per i rimborsi, rimborsi esentasse, quindi netti. Che ti arrivano a fine mese che tu li abbia spesi o non spesi nessun tipo di rimborso. È una cosa scandalosa. Noi, come Movimento 5 Stelle. C'è cioè più di un primario, per noi, tanto per far che ma ci capire. Ma è una cosa scandalosa: ecco, è una più. cosa mm. scandalosa che non ha senso di esistere. Noi, come Movimento 5 Stelle, restituiamo il 60% di, questo, di tutto questo malloppo, perché di questo si tratta, perché si tratta veramente di una refurtiva, io lo metto, perché è un furto nei confronti dei cittadini. Io penso appunto a un primario che salva vita e presta la propria vita alla scienza e non, non riesce ad avere la stessa remunerazione. Quindi è una cosa che non ha veramente un criterio. Detto questo, se vogliamo andare a riportare la normalità all'interno delle istituzioni, bisogna prima di tutto pensare, lei, prima è stato fatto l'esempio del buon padre di famiglia, ma il buon padre di famiglia, nell'accezione più classica non è una sezione giuridica del termine, cioè la normalità. Allora cos'è normale? Chiunque lavori, chiunque faccia la gente, chiunque si sposti ha dei costi, porta delle pezze giustificative e a fine mese ottiene un rimborso in funzione di quello che ha speso. Questo è quello che accade, per esempio per me, ma per tutti gli eletti del Movimento 5 Stelle, perché è normale che sia così. Nessuno pretende che uno faccia la fame, ma uno deve giustificare visto che sono dei rimborsi come li ha spesi e dove li ha spesi. Poi Quindi prende 3.000 se euro sbagliato. più rimborsi. Prego? Quindi lei prende 3.000 euro. Più... 5... Allora sono 4.500 di cui la quota che per esempio chiunque può andare sul sito Movimento 5 Stelle ci Veneto siamo. vede cosa ho speso io in questo mese. L'ultimo eh, tipo ad agosto ho speso 848 euro, ci sono le voci. La quota che io non ho speso ovviamente vado a metterla in un fondo. No ma e dico, ma, 8... sì, no, ma, dico eh. ma degli 8.500. Allora 4.500 sono Metti, rimborsi. Esatto. Ecco, e lei 5... si trattiene 4.500. 500 utilizza poi i 4.500 dei rimborsi? No, no. No. Eh, no, no. Giusto per capire. Giusto? Allora esatto, allora spiego. Beh. Sono 5.000 euro lordi per tutti gli eletti al Movimento 5 Stelle di stipendio. Che netti sarebbero? Bah, dipende dall'aliquota: è 3.000 circa, 2009, <ride> <ride> esatto. 2008, 2009. E questo è lo stipendio. E poi c'è la parte dei rimborsi: uno eh, può spendere vabbè. 70 euro come Può spenderne di più? Io ripeto: pensi mio, che in provincia non abbiamo esempio. neanche i rimborsi. Pensi ma che in lei, provincia non abbiamo neanche i rimborsi? Ma eh, guardi, io no, immagino no, che lei, come, come sindaco, abbia altro tipo di retribuzione sì. quindi, e esatto. non chiedo neanche rimborsi come sindaco. Pensi, lei ma uso addi, il mio addi, telefono, addi, lei, ma lei, ma... giro ma... con la mia macchina e non chiedo mai rimborsi? Ma guardi, ma... No, per io, dire, io, no, no, io ripeto, no perché ma... non occorre essere di 5 stelle per cercare di comportarsi in maniera corretta e avere una propria etica. No, no, ma non è una gara, chi è più bravo? io sono contento e faccio i complimenti, non è che devo intestarmi o mettere il bollino su questo. Io ho le questioni di buona volontà, abbatto le mani e sono contento che qualcuno abbia voglia, al di là del colore politico, di unirsi a dare un segnale forte. Segnale forte che, ripeto, noi facciamo di fatto. Chi ha piacere di farlo è ben accetto. Dall'altra parte lo stiamo portando dal punto di vista legislativo. Io ho depositato come primo firmatario una proposta di legge che abbiamo intitolato uh, proposta di legge anticasta. Perché va proprio a portare questo trattamento economico, che è un trattamento direi assolutamente eh, già generosissimo, eh, nei confronti di tutti i consiglieri? Abolizione totale di tutti i vitalizi, che eh, sono 246 persone ogni anno che percepiscono 13 milioni di euro, che è un surplus, cioè il vitalizio è oltre la pensione e in più l'azzeramento di tutti gli assegni di fine mandato. Questo porterebbe a un risparmio di quasi 90 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Immediatamente, cioè se domani l'approvano risparmiamo 90 milioni di euro. 9.1 per l'esattezza. Calano le aspettative di vita serena e meritata dopo anni di lavoro. Uno schifo, grazie politicanti. Ci mettono sempre più tasse, ci riducono i servizi e le pensioni. L'unico vero taglio che non fanno mai con tanti i i politici sono i loro stipendi e sulle loro pensioni d'oro sveglia italiani nababbi arricchiti politici non rappresentativi persone anziane che rovistano nella spazzatura ma che società, che stato eh, anche la casa mi pare che sono abbastanza pesanti Bianzale, nel merito e, 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 ritorno però su questo tema, non per essere ridondante però giusto io mh, sento nel corso degli anni appunto tra i politici, tra i cittadini eh, dire bisogna tagliare Bisogna ritornare con i piedi per terra. C'è stato un libro, aveva citato prima, eh, non so se Berti o Revelato, esatto, l'estate della spesa e addirittura su un libro anche nazionale fatto da un noto giornalista del Corriere, erano citati no? eh, che all'inizio i parlamentari, addirittura un medico fiorentino, eh, ha rinunciato alla carriera parlamentare perché era remunerativa molto ma molto inferiore rispetto al suo lavoro e doveva mantenere la famiglia. Ecco, adesso l'immagine che si ha attraverso ovviamente non solo i messaggi, ma attraverso i numeri che sono oggettivi, sono, per fortuna attraverso la trasparenza riusciamo a vederne in parte, ma riusciamo a capirne anche. Alla fine, eh, qui diventa uno che prende 20.000 euro al mese, parlamentare, perché oltre ai rimborsi che citava prima Berti e la Venturini, eh, ci sono anche i gruppi consigliari, c'è tutta una serie di altre agevolazioni che ricordiamo. È una provocazione che le faccio e dopo sto, mi taccio perché voglio sentire la sua opinione, Bianzale, ma eh, era stata approvata l'anno scorso una commissione parlamentare che dovesse certificare le spese dei gruppi consigliari in Parlamento. Bene, quella commissione è stata istituita. E la Commissione non ha potuto fare il proprio lavoro perché sembrerebbe che non avessero stanziato i soldi per mettere le persone a verificare i dati. Quindi è un po' il cane che fa sorriso, ma è un amaro sorriso. Bianzale, prego. Allora, io vorrei però mettere un po' di cose a posto perché noi abbiamo detto che la spesa pubblica... È 850 miliardi, da 710 passata a 850 e poi siamo passati a parlare, a parlare di appunto dei politici. Allora, la spesa pubblica è fatta da tante cose: è fatta certamente da, da, da chi iser, che fa politica e ha diritto, credo, insomma, come tutti essendo un'attività, di avere una, una, una retribuzione, ma è fatta anche da tutto ciò che è burocrazia, perché. Insomma, eh, lo sappiamo tutti che eh, un dirigente ministeriale che tipo di stipendi ha, ci sono persone che, 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 che sono appunto all'interno dei ministeri hanno uno stipendio ben più alto di Obama, faccio un esempio, ma lo stesso eh, presidente della provincia di Bolzano autonoma aveva questo tipo di retribuzione. Quindi questo è un tema, cioè è quanto vale l'attività di un soggetto che fa politica. Io non è che mi scandalizzo degli stipendi o dei 5.000 euro, cioè io mi scandalizzo la forbice, tra i 12 e i 5 ci sono 7.000 euro. Io mi occupo di gestione del personale nelle aziende e quando un dipendente esce con la propria macchina o spende i propri denari fa il suo rimborso a spese e l'azienda glielo rimborsa, oppure l'azienda sostiene per lui le spese. Però c'è un rimborso analitico. Ecco, è sulla questione della forfettizzazione esatto. che c'è una differenza di trattamento tra il privato e il pubblico. Perché se lo faccio io da privato, mi arriva l'agenzia delle entrate, l'IMS, l'INAIL, scusate, mi fanno un mazzo così, perché me lo recupero, me lo tassano. E qua. Diciamo che quella è la parte che secondo me andrebbe gestita in maniera molto più uh, corretta. E poi c'è giusto quello che dice anche la collega della provincia, cioè se sono andati a fare una riforma della provincia come se tutto il male pubblico fosse all'interno della provincia, okay? quindi, tutto il, quindi abbiamo amministratori che si dedicano al proprio territorio e anche alla provincia, lo fanno? Gratuitamente, perché normativamente è fatto gratuitamente, poi insomma, allo Stato centrale, se tu gli dici di tagliarsi il 10% dello stipendio o, o, o i vitalizi, viene fuori una, una baraonda. Allora, io credo che si debba recuperare un po' il senso del valore della politica, un po' il senso che in un momento di appunto sacrifici a me hanno sempre insegnato che è il papà che dà il buon esempio ai figli. E quindi se io occupo una, eh, un ruolo dirigenziale nazionale, io penso che debba essere io il primo a dare il primo esempio. E invece qui si è fatto l'inverso, si è andato a tagliare sempre di più sul territorio, quindi partendo anche dai quartieri, per dire, quindi quartieri, comuni, province, a un certo punto ci si è fermati alla regione è un po' più complicato, al Parlamento nazionale è quasi improbabile, anche se devo dire che per il rimborso delle spese effettivamente ogni quadrimestre c'è la rendicontazione e c'è la, uh, la verifica di quanto speso e, e, e poi fanno i relativi conguagli. E scusi, l'interrompo perché lei sa che è nostra abitudine quando arrivano i messaggi, il Comune di Padova avrebbe tagliato sì. l'Imu, eh. ho capito bene? Io lo pago sulla mia casa dal 2016 con la legge di stabilità, non lo pagheremo. Catwoman. Cat eh? <ride> è, cat è una cosa indicibile: in politica, sempre più persone poco valide che si arricchiscono e purtroppo si arricchiranno a danno nostro. A noi, cittadini, ci impongono tasse, vessazioni, cali di stipendi, contratti non rinnovati. Penso quelli collettivi, immagino, e a loro si aumentano gli stipendi, le pensioni, i rimborsi, spesa e nessuno ci può fare niente. Bell'Italia! Scusi, prego, finisca Bianzale. No, no, beh, sul Comune di Padova, noi abbiamo quest'anno tagliato l'aliquota perché, dai, non è gran, granché perché, come si diceva prima, le spese ci sono, il Comune di Padova ha quasi 2.000 dipendenti. Ma dal 2016 tra l'altro si, si interviene sulla Tasi, non sulla sul Tasi, Limo, sì, mm. Quindi Tasi. la Tasi che è quel tributo che si ha sulla prima abitazione esatto. che dovrebbe essere compensata poi dallo Stato, per cui l'importo che prima il cittadino versava, entrava nelle casse comunali, dovrebbe in qualche modo entrare da parte dello da Stato, parte dello giusto Stato. per garantire i conti. Per darvi un'idea, nel mio comune eh, la Tasi ha un valore di circa 400.000 euro e a me serve per pagare i mutui delle opere pubbliche del passato, perché quello è l'importo, per dire il valore che possono avere anche. Questi denari. Grazie, grazie. Rebellato, il buon padre di famiglia, è stato citato da due persone qui in studio, ma in Parlamento, più che politicamente parlando, più che di padre di famiglia, abbiamo i trisavoli di famiglia, perché comunque un po' trasversalmente in tutti i partiti so, si vedono dalle interviste da quello che, che bisogna fare, bisogna fare, però alla fine. Molti sono sempre presenti, ma di fatto la sostanza non c'è, voglio dire alla fine non c'è il... No? il coraggio di fare o non c'è la volontà di fare. Io mh, mi permetto di segnalare una questione: qui in zona industriale mh, un capannone di 1200 metri quadri circa passa pa di Padua, qua, ci ascolta, esattamente, sì. È passato da 3200 euro di ICI giù di là a 13.000 euro di IMU. Allora cioè, questo, cioè, questo è l'impatto che ha avuto eh, questa imposta eh, su, sul mondo produttivo. Infatti, basta fare un giro per la zona industriale di Padova, che è una delle zone industriali più grandi d'Europa, sono 10 milioni e mezzo di, di metri quadri. Quindi è un, è un polo produttivo molto importante per vedere quanti capannoni sono in vendita o quanti capannoni sono vuoti da anni, lotti da 20.000 metri che sono vuoti. A questo si è aggiunto una politica, eh, secondo me, folle della precedente amministrazione che aveva eh, bloccato eh, i cambiamenti, eh, cambiamenti d'uso, cioè uno che aveva un terreno, ehm, un terreno eh, industriale commerciale non poteva fare il cambiamento d'uso perché erano successe delle, delle, delle questioni diciamo così, negli anni precedenti che hanno deciso di bloccare. Di fatto nella zona industriale di Padova se uno si fa un bel giro non vede una gru, non vede un cantiere. Questa cosa qui ha portato sicuramente un, un rallentamento ulteriore dal punto di vista, dal punto di vista economico. Eh, tornando al discorso di prima, ehm, è impensabile di continuare a gestire una macchina pubblica eh, che ormai è arrivata a costi di gestione che abbiamo detto prima, con un'economia che è in contrazione da anni, perché è in contrazione da anni, che, che dicano che crescerà dell'1%, cioè eh, dal, dal 2008-2009, voglio dire, gli economisti seri, che ce ne sono tanti qui in Italia, eh, hanno detto che eh, cioè, ci saranno 15 anni di stagnazione se. A livello italiano e soprattutto a livello europeo, non vengono fatte delle politiche eh, contingenti eh, a, cambiare, a cambiare tutto quello che è lo status quo attuale. E adesso ci troviamo in queste condizioni. Quindi il taglio. E, secondo me è sacrosanto ovviamente va fatto e ci deve essere un governo perché qui siamo di parti diciamo così politiche diverse però la pensiamo tutti allo stesso modo ma di fatto eh, gli interventi eh, straordinari perché se le imprese e le famiglie hanno fatto interventi straordinari sul loro budget così deve fare lo Stato cioè, è impensabile di continuare nello stesso identico modo eh, in cui si, si gestiva la macchina pubblica pre crisi questa è la mia opinione insomma ma e perché allora mh, chi dovrebbe essere deputato a fare questo non lo fa? Di tutti quanti i movimenti politici. No, le faccio questa provocazione un po' a tutti. Eh? Ma vi pare possibile una volta la partecipazione alla politica nobile per la nazione era quasi gratuita? Adesso è solo ricerca di visibilità, denaro e potere e non ci sono nemmeno i risultati. Al potere ci vogliono i consensi per risolvere i problemi bisogna fare le cose giuste. I primi sono i politici, i religiosi, i mafiosi, cariche dello Stato, i secondi sono persone che cercano di mandare avanti la famiglia. Chiedo scusa che si è spostato o perso, la famiglia che cerca di mandare avanti la famiglia in modo dignitoso, grazie Samantha. Pensioni non ridurre ai politici solo un terzo di quella che prendono per. Tutti, per tutti. Ecco, prego la regia adesso su questa mia domanda che vi vorrei far riflettere il perché tutti ne parlano di assunzione di responsabilità e nessuno ha mai fatto nulla di concreto. Ma prima di questo vogliamo sentire le opinioni della gente per strada, dei cittadini, come tutti noi, cosa ne pensano se i sacrifici fatti sono stati fatti proprio da parte di tutti. 55 che vivono distenti, la riduzione dell'età pensionistica tra i 62 e i 63 anni, togliendo l'8% dalla quota di pensione mensile e Italia le pensioni d'oro. Che ne pensa? Penso che sia la proposta intelligente. È stata approvata? Il governo non l'ha approvata. Strano che non l'abbia approvata. Curioso. È che purtroppo i nostri politici non hanno memoria di nessun Robespierre in Italia. Altrimenti l'avrebbe approvata subito. Quindi che cosa si dovrebbe fare per riuscire ad approvare certe proposte eque per il popolo? Voi giovani dovete protestare. La classe politica ha rovinato il vostro futuro. E se non vi date da fare, ma seriamente, sarà sempre peggio. Durante la crisi tutti i cittadini hanno contribuito in egual misura? No. Non hanno contribuito in uguale misura. I poveri sono sempre quelli che pagano di più, guarda. Sempre è sempre stato così. Ho cento anni, fra poco, e eh, la vita mi ha insegnato questo. I politici in questi anni hanno dimostrato sensibilità e adottato le misure adeguate durante la crisi? Boh, non tanto penso. Eh, poi adesso magari si sistema un po' perché cioè, un po' Renzi piace. Ecco tutto qua. Secondo lei gli sbagli quali sono stati? Di chi? Di Renzi o di quelli altri? Dell'ultimo governo. Ma sbagli, non vedo così tanti sbagli. Tanto bisogna pazienza, andare avanti, no? Così che si vede un po' di risultato bisogna tempo. Parlando di diritti acquisiti, secondo lei i politici potrebbero rinunciare a certe indennità? No, i politici devono rinunciare sicuramente a tante indennità, anche se i diritti acquisiti si dice che non bisognerebbe toccarli, però bisogna, bisogna vedere anche come li hanno acquisiti questi diritti. È da toglierli tutti assolutamente, si può vivere tranquillamente con 3.500 euro al mese, tranquillamente. <sussurra> Le persone di mandato hanno diritto a pensioni che per molti sono, so, sono dei veri e propri sogni. Secondo lei è giusto oppure no? Assolutamente non è giusto, anzi, dovrebbero cercare di, di prendere meno soldi e pensare di più ai problemi che ci sono in Italia, che ne sono tantissimi, anche tutto quello che sta succedendo in Vaticano, insomma, è un'Italia che ormai, come dire, se la stanno mangiando a pezzettini, quindi va proprio male. Malissimo. E che cosa eh, potrebbero fare per innanzitutto è molto semplice, ridursi un po' di stipendi, ridursi un po' di privilegi e cercare di pensare ai problemi che affliggono l'Italia che sono tantissimi, proprio tanti, cercare di risolvere un po' di più questa crisi economica che ormai Voglio dire, già da tanti anni e non, si, non se ne vede un po' di luce, anzi siamo proprio nel tunnel secondo me. Si punta sulla speranza a questo punto. Eh, Berti, lei voleva intervenire su questa, su questa questione? No, io ho sentito un signore mm. che ha detto una cosa interessante, mi ricollego per completezza a quanto dicevamo prima. Beh, eh, dal punto di vista pratico eh, c'è chi fa, noi abbiamo, eh, ci sono 11 milioni di euro che sono stati accantonati dai nostri stipendi e noi stiamo, adesso a fine anno daremo il totale di quanto stiamo accantonando noi come gruppo regionale e Saranno svariate decine di migliaia di euro in questi pochi mesi in cui siamo all'interno. Questo lo facciamo senza bisogno di una legge, lo facciamo punto e basta perché è giusto farlo. E quindi al di là di ciò, delle leggi, perché tutti si nascondono dietro questo, intanto le cose vanno fatte e noi le facciamo, e questo è un primo punto fondamentale. La questione dei diritti, quesiti. Io sono andato con forza ad attaccare proprio questi. Eh, la mia proposta di legge va esattamente a colpire questi diritti, che nel caso specifico sono i vitalizi, e subito si è rivoltato contro di me un non so se sia tutt'ora onorevole o quantomeno ex onorevole di Forza Italia che è l'avvocato Paniz difendendo a spada tratta eh, i Vitalizzi tutti i diritti quesiti da parte degli ex consiglieri degli ex parlamentari che io dovessi subito mollare l'osso. Però fortunatamente ci sono stati costituzionalisti di fama nazionale che invece si sono schierati al nostro fianco. Quindi eh, non c'è nessun problema, io sono agguerrito e, non ho, e tutti noi lo siamo, non abbiamo nessun problema a dichiarare guerra a questa casta che si vuole proteggere, che sta già alzando gli scudi solamente per pensare ai propri interessi, quando invece in questo momento bisogna tutti fare un passo indietro e andare ad aiutare i cittadini. E la misura in cui questi soldi noi stiamo impegnando ora è nei confronti delle piccole e medie aziende, microcredito 5 Stelle, cioè gli 11 milioni di euro, servono a finanziare per l'appunto... Uh, in questo momento le aziende che possono richiedere fino a 25.000 euro, ma soprattutto sappiamo bene dobbiamo fare un passo indietro tutti quanti e andare verso quel reddito di cittadinanza che è fondamentale per noi per ridare equità e dignità a tutta la popolazione italiana. C'è da dire una cosa. Prego, ma... Allora, premesso che bravo Jacopo Berti, ma non occorre essere di 5 Stelle per avere comunque dei principi anche quando si amministra la cosa pubblica e cercare di, di non abusare del denaro pubblico. Detto questo, ehm, se noi guardiamo nel passato, nel 1800, chi poteva fare attività politica, anche a livello parlamentare, era chi aveva un censo, tanto è vero che poteva andare anche a votare chi aveva il censo. Allora, l'introduzione degli emolumenti o dell'indennità nasce per permettere alle persone che non sono ricche e che magari non hanno delle rendite di poter fare attività politica. Quello che è successo in Italia, a mio avviso, è che si è abusato nel senso che si sono riconosciute delle indennità e degli emolumenti che sono eccessivi. Allora, chi fa attività politica e amministrativa e lo fa seriamente, perché studia, perché si impegna, perché ci dedica tempo, a mio avviso è giusto che venga riconosciuto. Cioè è giusto che venga riconosciuto il merito di chi in qualche modo ci mette la faccia e ci mette tutto l'impegno. Da qui però, a vedersi degli indennità, degli emolumenti che sono fuori dal normale, perché offendono anche il cittadino, che prende magari una pensione di 500 euro o di chi prende 1000 euro al mese, allora lì bisogna intervenire e secondo me questo è quello che deve essere fatto. Ovviamente, quando chi è che va a decidere su se stesso, mai tanto è vero che si è iniziato con la provincia, si interviene sui comuni e poi nelle altre sfere non si procede. Secondo me, però, un processo un po' alla volta, vuoi per movimenti che sono in atto, movimenti di natura politica, movimenti cittadini, qualcosa si, si sta cambiando. Nel ci vorrà tempo, questo di sicuro, però secondo me qualcosa, perlomeno da parte della gente, si sta facendo sentire sempre di più, quindi secondo me dei segnali positivi ci possono essere. È che non si può pretendere, eh, a mio avviso, che ci sia un cambio repentino perché chi ha maturato negli anni tanti diritti è chiaro che li vuole anche preservare. Noi poi andiamo a vedere anche il dato proprio nel Veneto, ma non solo nel Veneto, anche in Lazio e in altre regioni. Leggiamo ancora da casa, i monumenti netti di luglio 2015 dei singoli consiglieri in Veneto. Bottaccin Diego, 52.490 yeah. euro. Vanno, a cui vanno aggiunti i rimborsi. 4. Caner 500. Federico, 55.000. Giorgetti, Massimo, credo, 64.000 e Ma di cosa parliamo alla faccia di Roma ladrona? Tutti a casa! Possibile che non si possa attuare il taglio alle pensioni del 10% quando superano i 3.000 euro netti al mese e poi fissare un tetto massimo ai dirigenti pubblici? Lucia di Bologna, grazie. Pensioni? Non ridurre ai politici solo un terzo di quella, l'abbiamo vista prima questa, che prendono per, eh, che prendono per, scusate, per tutti. Grazie, grazie regia. E il centro studi della Confindustria nel 2014 avrebbe... Pronunciato ha fatto un'analisi specifica nel merito e ha detto che si potrebbe risparmiare un miliardo l'anno riducendo del 30% l'indennità ai parlamentari e rimensionandoli il numero, riformando le loro persone e abolendo i contributi ai gruppi parlamentari, ovviamente rimborsi, spese e quant'altro. Da casa poi c'è stata anche un'analisi attenta dello studio della Demo Demopolis, adesso non vorrei sbagliare gli accenti, <ride> che prego alla nostra regia di mandare in onda la slide numero 4 in cui è stato analizzato su un campione demografico italiano eh, di circa mille persone, ovviamente secondo i criteri di differenziazione di economicità e di, lavo e di lavoro, che cosa taglierebbero nella Spending Review, l'opinione degli italiani, cosa taglierebbero per loro. La prima, al 90%, è la riduzione <ride> di indennità e numero di parlamentari e di consiglieri regionali. 68 i costi e gli sprechi nella pubblica amministrazione, a un 65% il tetto degli stipendi al manager di stato uh -huh. e un 53% invece alle spese cosiddette militari. Che potremmo parlare anche di manager di stato perché, se sei manager certo. nell'ambito privato, prendi molto meno. Mm, è, anche là è esattamente un'analisi da fare. Prego, poi di mandare in onda la slide numero 5. Che sempre con lo stesso campione, chiaramente di, eh, di tipologia appunto di, 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 di verifica e di analisi, hanno domandato agli italiani su che cosa non si deve invece risparmiare. Allora, un 75% dice non bisogna risparmiare sulla sanità pubblica. Un 66% sulla sicurezza sì. chiaramente forze dell'ordine, eccetera. Cioè i servizi tra virgolette resi dalla sicurezza territoriale e l'istruzione. Per un 51%, anche questo è un dato abbastanza curioso, e la tutela del territorio in crescita rispetto agli anni scorsi, di un 48%. Ovviamente questi sono dei punti, grazie, grazie Regia. Questi sono dei punti, chiaramente avete visto, per una totalità del 90% sulla singola domanda hanno chiesto Tutto. assolutamente tagliare. È un'opinione ormai diffusa, perché? Perché ad oggi, ad oggi ci sono i problemi di sbarcare lunare, arrivare a fine mese e dare i servizi, è, è Rebellato. È, gli italiani lo dicono, votano le persone perché vengano fatte e queste non fanno. Le do un altro spunto su questo, se mi posso permettere. Noi parliamo sempre di politici. Di po eh, guarda, che stasera vedo che stanno fioccando sms. <ride> scusi, ribellato. <ride> Tetto Massimo, pensione d'oro: euro 5.000. Tutti, indipendentemente da quanti anni hai lavorato. Se qualcuno vuole avere qualcosa di più, se la fa pensione, immagino, integrativa. Come tutti o quasi i cittadini. Ovviamente si devono tagliare gli stipendi, che sono troppo, troppo, Continuano, tro, troppo, troppo, troppo elevati. R. Grazie. Continuiamo a parlare, ma come sempre, a parte qualche rara eccezione, vedi 5 stelle, resta tutto come prima. Aldo un suo sostenitore Berti, <ride> rende, eh, rende di più portarsi a casa un immigrato, taglio di qualche disabile oppure adottare una slot machine sì. scontoletta 86 miliardi regalo alla mafia e eh, lobbyist friends? Beh, eh, qua ovviamente quando si taglia di sacrificio e si taglia di vedere da dove vengono le risorse, Rebellato chiaramente anche alla luce della, delle entrate così eh, supposte per la, per la legge di stabilità. Ovviamente i nostri telespettatori chiaramente si fanno delle domande anche ironiche da cui vorrebbero anche avere delle risposte. E ritornando sul tarlo sì, della spesa eh, pubblica, prego. Eh, C'era l'ultimo degli sms che parlava delle slot machine, no? e vorrei ricordare che eh, la manovra attuale insomma, no? è già stata approvata, la nuova apertura di 22.000 22 store di slot machine. Cioè, Stiamo parlando di, veramente di cose, eh, il, mi, mi pare che il 10% del reddito della provincia di Parma venga, gio, venga giocato, cioè, la gente va a giocarsi il 10% del reddito. Cioè, se lo, infatti, nelle voci di bilancio spesso quando dovevano fare manovrine correttive la, mettono la voce giochi, Intanto. perché <ride> puntano... Allora se un paese come l'Italia mm. che ha una cultura... Abbiamo la cultura che abbiamo, abbiamo eh, siamo il, uno dei paesi più belli del mondo, se non il paese più bello del mondo, dobbiamo perderci dietro a queste cose e non prendere eh, di vista gli, gli obiettivi che sono sacrosanti e sono necessari perché la gente, credo, e si percepisce tutti i giorni, è molto stanca e quindi bisogna, eh, bisogna agire. Il punto è, perché non lo fanno? Bella domanda, mi verrebbe da dire, cane non mangia cane? Una volta ho parlato con, con, con e Qui non bisogna più leggere quelle persone. Come dice un, una, una, voglio dire <ride> una, un, un, penso che si possa dire. Voglio dire che il Parlamento possa essere identificato come una casta. È anche brutto dire però che quando un, un cioè fare politica è un onore per un cittadino perché è una cosa civica. Però, eh, poi, eh, secondo me, deve essere evitato il fatto che le persone che, facciano, che fanno politica, e penso di essere che Berti sia d'accordo e anche gli altri ospiti non si deve perdere il contatto con la realtà, perché quando, quando cominciano a girare le decine di migliaia di euro ogni mese come retribuzione, io credo che mediamente una persona possa perdere il contatto con la realtà. Questo è un punto focale e penso anche. Eh, Discriminante. Ma non solo nella cosa politica, che non succede in altri stati. Ma non solo nella monica. Punto, sto appunto introducendo questo tema ribellato. Anzi, se posso anche spezzare da una lancia, conosco personalmente i miei gentilissimi ospiti, devo dire che sono tutte persone che si impegnano in prima persona, certo. a scapito anche del loro veramente eh, tempo personale. Per ridurre le spese cominciamo a tagliare i privilegi ormai assolutamente insostenibili. E poi accordiamo i comuni accordiamo accorpiamo, accorpiamo forse no. i comuni sotto i 10.000 abitanti insieme in modo da ridurre spese di amministrazione e non solo razionalizzazione le tasse servono solo per coprire prebende medievali il signorotto si è trasformato nel politico di turno SC grazie Lavori una vita e poi ti esodano, non fai nulla o lavori per pochi giorni e hai garantiti stipendi faraonici e pensioni d'oro, ma vi sembra una cosa normale in un paese civile? Renzo da Padova, grazie, grazie del vostro contributo a casa, continuate, se non riusciamo a mandarli tutti in onda, mi scuso sempre io per la regia e per tutti noi, ma sarà sicuramente uno spunto e vi ringraziamo fin d'ora. Dipendenti del Quirinale. Non parliamo solo di politici, parliamo anche di struttura che fanno i propri sacrifici. Bene, sì. da un'analisi viene fuori che nel 2014, adesso vedremo anche il previsionale 2015, per un totale di circa 800 dipendenti del Palazzo Quirinale la Presidenza della Repubblica, dove ha sede ovviamente il nostro, il nostro Presidente. Bene, aggiungendovi le 102 unità di staff presidenziale, sommandovi le forze dell'ordine di servizio, i, lavori pubblici, i lavoratori pubblici in servizio criminale ammontano a... Provate a dire, ve lo domando a voi qua in studio. 250 dire? milioni dovrebbe essere? No, no, non i soldi, non, non il costo, ma quanti sono fisicamente? Ah. 1720 persone che sono allora. impegnate, ovvero... Ovvero, ovvero, eh, praticamente tre volte il personale che è presente nella Casa Bianca, tre volte, e <ride> scusatemi, è quasi il doppio rispetto all'elisera francese e a Downing Street, ovviamente. Ecco, questi sono dati che fanno riflettere chiaramente. Se poi si aggiunge che, nonostante anche una spending review da questo punto di vista iniziata nell'ultimo eh, nell anno e mezzo di mandato di Napolitano e un po' revisionato anche dall'attuale Presidente Mattarella, alla fine, per ragioni di sicurezza e di quant'altro, il nostro Quirinale si spende circa 14 milioni e 300 mila euro, quasi è molto di più probabilmente di qualche bilancio di qualche comune un po' più piccolino rispetto a certe cose. Ora guardate, io credo che la rappresentanza e le istituzioni siano sempre da salvaguardare perché è il biglietto da visita di una società e su questo. Eh, credo che, come avete ribadito tutti quanti, chi fa politica la fa non solo per passione, ma la fa anche per etica, o meglio, la dovrebbe fare anche per etica. Però chiaramente di fronte a questi numeri uno rimane un po' basito. Quando vedi che il palazzo di Montecitorio eh, alla fine viene a costare una cosa come 600 e adesso vi do anche il dato esatto, eh, insomma una quantità immensa di centinaia di milioni di euro per pagare gli stipendi, ma anche per pagare le future indennità, le varie spese e quant'altro, un cittadino che prende 700 euro quando gli va bene a fine mese deve mantenere una famiglia, è ovvio che risponde come ci rispondono da casa. No? Per cui Bianzale, lei che fa parte di un partito eh, storico che ha governato per eh, oltre 10 anni, quindi negli ultimi 15-18, il, il Paese e mm -hmm. ha fatto tante iniziative e tante non ne ha fatte in, in questo tema ad esempio ricordo l'espressione di eh, Brunetta è stato citato prima non ricordo da chi che ha detto alla proposta di Tito Boeri ricordiamolo presidente attualmente direttore della scuola dell'Inps che ha detto eh, beh, insomma incominciamo a tagliare le pensioni cominciamo a ridurre tutto io ho, ho sentito sia dalla parte diciamo, di Brunetta che ricordiamo ex ministro e parlamentare attuale di Forza Italia, sì, sì. ma anche da parte della, dello stesso staff del, del Consiglio dei Ministri di, di Renzi, un'alzata di scudi dicendo che non è competenza dell'Inps dare queste cose. Tra l'altro dicono anche che questa proposta non fosse stata fatta 20 giorni fa, ma fosse di gennaio, quindi eh, volevo un attimo capire anche questa cosa da voi in studio. Prego, pensate. Allora, io ricordo bene che c'era stata una, uh, norm, una legge una, che poi è stata sottoposta alla, al referendum popolare che il, il popolo ha, ha bocciato e mi ripare forse intorno al 2001-2002 in cui già all'epoca, ed era il governo Berlusconi, mh, che riguardava il fatto che ad oggi a veziclo, il Senato sarebbe mh, meno della metà ed era mi pare la devolution, uh, ecco, per cui... C'era già stata all'epoca, se all'epoca i cittadini che son, erano stati chiamati attraverso il referendum a appunto, iniziare un percorso di spendere più, oggi nel 2015 il, il Senato, o comunque il Parlamento in genere, avrebbe eh, circa la metà dei parlamentari, dei parlamentari eh, che ha attualmente. Poi All'epoca eh, invece è stato, diciamo così, eh, forze contrapposte hanno. Eh, diciamo, invitato i cittadini a non andare a votare per cui non si è raggiunto il quorum del 50 più 1 del 51 insomma e pertanto poi quella norma eh, che era una riforma mi pare costituzionale non, 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 ovviamente non è stata non ha prodotto i propri effetti quindi voglio dire su questo, su questo aspetto qui eh, è chiaro che Forza Italia ha governato mi pare 10-11 anni ha fatto tanti errori ha fatto anche tante eh, cose riforme aveva iniziato questo percorso che non si è portato a, a, a compimento. In quanto riguarda la questione dell'Inps, Brunetta in realtà non ha detto che è contrario, ha semplicemente detto che per fare un intervento di quel tipo è necessario un intervento normativo e noi fino a prova contraria in questo momento siamo all'opposizione, non siamo mica al governo. Si è più stupito invece Poletti di questo aspetto qui e anche il primo ministro eh, mi pare si chiami Renzi, votato dai cittadini, adesso mi pare di ricordare che è stato votato solo da, da, da qualche iscritto del Partito Democratico, ma ecco, non certamente da Forza Italia e, e non certamente dalle opposizioni in genere. Mm, 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 certo, numero di parlamentari, Berti, no? si parlava anche sempre in questo sì. tema qui, no? È un dato molto particolare questo perché l'Italia come numero di parlamentari è abbastanza omogenea con, dei con degli altri paesi di riferimento, quali la Francia, la Germania, la Spagna e la, sì. e la Gran Bretagna. No? Infatti, per esempio, nelle due Camere, le chiamiamo Camera dei Deputati e Senato, e altri Aperlo, Camere sì. e quant'altro, insomma ci stiamo più o meno tutti quanti a, tra i 690, sì. 615 e i 1.500, 1.439 della Gran Bretagna. C'è una piccola differenziazione, io questo sono andato a prendere un dato un po' più datato proprio apposta per vedere il, il, il gap e la differenza. Bene, mentre per il eh, numero di cittadini parlamentari l'Italia si è tra scusi e cittadini su 100.000 abitanti all'1,57 a fronte ad esempio del 2,34 della Gran Bretagna, paradossalmente le spese dei parlamentari in euro pro capite viene a costare all'Inghilterra che ne ha praticamente più del doppio degli italiani, questa dell'Europa dopo la mandiamo in onda, ma ehm, viene a costare il pro capite 10,19 euro per cittadino in Gran Bretagna, 13,60 euro in Francia, che è la più cara, e poi arriviamo in Italia che siamo al 26,33 euro pro capite. Il doppio. Il doppio, esattamente. E questi sono dati eh, vi do dei dati che sono un po' datati, cioè sono di qualche anno fa, proprio per vedere se il trend era così anche qualche anno fa, quindi non soltanto in Italia, ma di una visione un po' complessiva. E cambiamo eh, governi alternati, non eletti, eletti, democratici o meno. A voi ovviamente che siete i politici rappresentativi eh, in questo uh -huh. momento dare un giudizio. Però ritorno sulla questione ridondante. Voi avete detto che trattenete una parte del vostro stipendio, si avete presentato sia nelle regioni, almeno nella regione certo. veneto e in altre parti delle proposte alternative. Certo. Eh, e se dopo certo. non vi seguono cosa succede? Beh, noi intanto lo facciamo già. Eh. Cioè, noi le cose le facciamo e poi, ovviamente, le proponiamo. Io vedo che, per esempio, appunto, Brunetta si va a trincerare dietro la scusa de de della legge, come ha fatto anche la Moretti in campagna elettorale, che ha detto: Non mi posso tagliare lo stipendio perché ho bisogno della legge per farlo. Mentre la dimostrazione reale che noi lo facciamo anche senza la legge quindi prima di tutto è la volontà delle persone di fare le cose noi abbiamo portato una proposta di legge in parlamento più di una volta tra l'altro per il dimezzamento immediato di tutti i parlamentari quindi ridurre il numero a metà e non mi vengano a dire che è il problema del bicameralismo che va a bloccare l'italia perché vorrei ricordare a tutti che non più di un uh, mese fa proprio la legge Boccadutri, ricordiamoci questo nome, in 44 giorni ha fatto tutto l'iter parlamentare, quindi Camera, Senato, approvazione con, eh, di entrambe, per redistribuire 42 milioni di euro ai partiti. Quando i partiti devono prendersi i nostri soldi e mettere le mani nelle tasche dei cittadini, funziona benissimo il sistema bicamerale e in 44 giorni si portano a casa 42 milioni di euro che non gli spettavano più. Perché in verità con quella che doveva essere la legge di letta con l'abolizione, eh, la riduzione anzi del, del contributo ai partiti, non dovrebbero più arrivare questi soldi. Ci hanno fatto una legge apposta. Tornati alle vacanze, la prima legge che hanno fatto, si sono ridati indietro i soldi. 44 giorni se li sono ripresi. Allora, bisogna capire che è una volontà politica di non tagliare, di non andare oltre questo problema. E poi ovviamente ci si trincea dietro, que dietro questi faremo, diremo, non è colpa mia, io non c'entro. Ma ripeto, quando c'è da metterci le mani in tasca, questa nella dimostrazione pratica, si fa tutto in 4-4-8, senza nessun problema purtroppo per noi. Noi ci opponiamo, diamo, ma non è che diamo l'esempio, facciamo ciò che è giusto, perché è una questione di etica, morale, al di là del, dell'aspetto dell politico. Ultimo flash e ritorniamo un attimo al volo sui vitalizi no? che abbiamo parlato poc'anzi. Parliamo di dati concreti. Siamo a Padova, nella regione Veneto, mi sospendo io questa volta. Lavori una vita e poi ti esodano, non, non lavori pochi giorni, questa l'abbiamo già vista prima, credo. Mi sembra una parte di un paese civile Renzo da Padova. Eh, perché le cose possono funzionare? Possano funzionare? Bisogna innanzitutto che chi abusa di certi privilegi, una volta identificato, sia definitivamente sanzionato. Katia, grazie! Katia! calano le aspettative di vita serena e meritata dopo anni di lavoro. Uno schifo. Grazie, politicanti. Eh, mi sa che qua è un po' rindondante da parte di chi ci ascolta da casa. Venturini, parlavamo di bilanci regionali. Bene, su 3200 vitalizi nazionali che incidono per le casse delle regioni per circa 170 milioni di euro ogni anno. Quindi, per chi ci ascolta da casa, chi ha fatto un mandato, ehm, ad esempio come consigliere regionale e abbia fatto un po' di quella legislatura, all'età pensionabile, fino alla scorsa legislatura andava in pensione con una pensione ehm, retributiva, non contributiva, da questa legislatura, quella che è stata eletta qualche mese fa, di cui fa parte anche Berti, invece sarà invece contributiva, cioè in base a quello che versi. Bene. Questi 3200 vitalizi che pesano appunto dicevo, 170 milioni, praticamente poco meno dell'intero bilancio del Parlamento, che sono esatto. 200, nel Veneto, l'avevo un po' accennato prima, sapete quanti sono i vitalizi? 226 che adesso sono diventati 240 esattamente sì. compresi contro i 9.1 milioni di indennità che esatto. citava prima più o meno i dati sono quelli <ride> per le indennità dei consiglieri attivi. Esatto. Ora tra consiglieri ci Sostante. sono personaggi pubblici eh, di recente cronaca varia di tutti i partiti quello che volevo farvi sottolineare è che una stima di questa prospettiva con l'età pensionabile e soprattutto con l'avanzamento delle nuove, chiamiamolo così, se mi concedete pensione d'oro, è probabile che le casse delle regioni non ce la facciano sostenere, nel senso che dovranno tagliare i servizi per dare, perché è un principio, un diritto garantito. Vedrà che ce la facciamo. Vedrà che ce la facciamo. In <ride> Paradossalmente nel Lazio, nella regione che permette ancora il pensionamento a 55 anni, questa è un'altra introduzione, ci sono delle regioni che si autonormano rispetto alla alla normativa nazionale, escludendo poi quella statuto speciale, che sono un capitolo completamente avulso della generalizzazione completa, Sicilia in, testa. Sicilia in testa, mi suggerisce qua la Venturini, è impossibile fare poi una media nazionale, le chi ci ascolta da casa, noi non vi possiamo dire quanto di media prende una pensione media di uno che ha fatto politica. Quirinale più caro della Casa Bianca? Ma ci rendiamo conto ci rendiamo conto solo il denaro in Italia è tutto sotto il controllo della classe politica appalti concorsi incarichi un esempio locale dal mattino credo di Padova concorso Padova per il parco a piazza boschetti premiati solo gli amici ridateci un mondo onesta basta banditi Aldo grazie qualcuno può dimostrare se conviene rimanere in Italia o andarsene, se vaccinarsi o meno per risparmiare vabbè Grazie anche della battuta perché anche va a stemperare. Venturini sì, in su merito, questo tema. Sì, quello dei Cosa vitalizi e dei diritti mm. acquisiti. Ma innanzitutto saluto Samantha perché prima mi salutava con messaggio, non l'ho. Ecco, adesso approfitto, quindi ecco, salutiamo anche da casa. Sì. E, in merito ai diritti acquisiti, allora, il mio professore all'università che era Bertolissi, è professore quindi, di diritto costituzionale, mi sono laureata con lui. E metteva in dubbio il fatto che questi diritti acquisiti dovessero, debbano anzi eh, tuttora essere riconosciuti giustamente un diritto viene riconosciuto se ci sono anche le risorse. Perché certo. se le risorse incominciano a scarseggiare certo. e allora noi andiamo a privilegiare determinate persone a scapito di altre, allora non cominciano ad essere non sono più diritti, incominciano a essere eh, delle forme in qualche modo di danno nei confronti di altri soggetti. Quindi io sono convinta che veramente è iniziato un processo, con tanta fatica, tanto lungo, ci vorrà tempo, dove si incomincia a capire che se non ci sono le risorse per garantire ai cittadini quelli che sono i servizi fondamentali. Non è che possiamo mantenere e garantire delle rendite, soprattutto che riguardano il passato. Quindi un po' alla volta anch'io sono convinta che la battaglia sui diritti acquisiti in qualche modo si riuscirà a vincere col tempo, con fatica, però è una questione proprio di equità e di giustizia, al di là di alcuni valori che si vogliono in qualche modo eh, imporre, ma che in realtà vanno a danneggiare le persone e le generazioni. Mi sembra che l'illustre professore proprio la scorsa settimana abbia fatto un intervento, abbia parlato di furto intergenerazionale. Certo. Il professore lo faceva commentando la proposta di legge nostra e proprio andando, andando perché penso che faremo qualcosa. Non voglio anticipare nulla ma ci stiamo muovendo in maniera coordinata. Diciamo. Bene, bene, bene. Eh, salutiamo anche ovviamente il professor Bertu, Bertolissi che dopo, vabbè, è stato anche il mio professore, eh, tra sì. l'altro, quindi credo un po' nella generazione. No, ma è un più grande più. uomo perché ha sì, dato delle, gra delle grandi lezioni. Bene. Sì. Prego la regia. Allora, adesso che entriamo nell'ultima circa mezz'ora del nostro programma, di far vedere il secondo contributo da parte dei cittadini, che sarà sicuramente stimolo per l'ultima fase, anche per dare poi la possibilità ai nostri gentili ospiti di dire definitivamente un loro impegno. Politico per quello che si può fare compatibilmente rispetto a questa tematica sentitissima da parte di noi, tutti i cittadini. Prego, Resia. Secondo lei ci vorrebbe un referendum un consultivo per ridurre o togliere le pensioni d'oro ai politici? Ah beh, i pensioni d'oro ai politici sicuramente sì, sicuramente sì. Basta che non tocchino le nostre, che già le toccano abbastanza, ai politici sì, che tolgono tutto, tutto quello che devono togliere e ce lo diano noi che lo meritiamo. Il presidente dell'Inps Boeri ha fatto una proposta che, che tra i punti salienti include il, i tagli delle, delle pensioni che superano, che superano i 3.500 euro. Che ne pensa? Beh, io penso che ci sarebbe fare dei tagli dai 10.000 in su. Nel 3.500 è sempre la guerra dei poveri. Cioè, penso che, che sia sbagliata, cioè, dai 3500 in su, sì, ma 3500 no, no. Cioè, penso che ci, ci sono molto, molto eh, pensioni da, da tagliare, specialmente quelle sue di, 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 dei nostri governatori. Cioè, penso. Cioè, la quota partirebbe dai 3500 fino a quelle stellari, eh, beh, eh, allora sarebbe da toccare tutto, tutto. Per me va bene. Dei nostri politici sono equi Visto il ruolo che ricoprono oppure no? Io ho una pensione d'oro Quindi la trovo equa Quindi lei sarebbe contro Italia e le pensioni d'oro? Sì Lei perché qualche partito Non ha ancora proposto Qualche referendum consultivo Per togliere le pensioni d'oro? Ma perché qualcuno è interessato a non farlo, in tutti i partiti probabilmente c'è qualcuno che appoggia la situazione, eh, sarà per questo. D'altronde è un referendum per le pensioni d'oro, fare un referendum nazionale per le pensioni d'oro sono relativamente poche, a quanto ho sentito. Quindi fare un referendum mi sembra un'assurdità. Sarebbe per andare incontro al popolo che ha pensioni molto basse. Ah beh, su questo sono d'accordo, ma dico fare un referendum apposta, mi sembra che le abbiano calcolate che saranno eh, so, 50.000 o forse meno, una cosa del genere. Eh, quindi ad ogni modo sono d'accordo di ridurle, su questo sì. Il presidente dell'Inps Boeri ha fatto una proposta ed uno dei punti salienti sarebbe il taglio delle pensioni che superano i 3.500 euro. Che cosa ne pensa? Una cosa ingiusta, assolutamente. Le pensioni non sono un regalo. Pensioni d'oro. Pensioni d'oro, ma a loro volta però queste persone che hanno la pensione d'oro se la sono pagata la pensione. E poi significa anche cambiare le regole nel, nel gioco, perché. Se uno è partito con una certa regola bisogna che finisca con quella regola. Eh, perché questa persona può anche avere programmato spese, mutui, debiti da pagare, adesso si trova la pensione decurtata. Non è giusto. Commissione verifica conti dei gruppi parlamentari approvati in Parlamento non è attiva perché mancano i fondi per il personale, è la classica realtà all'italiana? Sì, ma non bisogna mica scandalizzarsi. Anche perché la cosa pubblica, l'amministrazione pubblica ha dei costi di gestione che sono pazzeschi rispetto ai risultati che sta dando. Quindi i parlamentari dovrebbero cominciare a prendere in mano anche i costi di gestione della cosa pubblica, fra cui anche il costo del personale. Buona, eccovi, ben ritornati gentilissimi ospiti stavamo un po' analizzando qua con gli ospiti in studio anche un po' commentando appunto queste, queste dichiarazioni che come sempre vedete sono trasversali ma persone comunque eh, che manifestano e palesano la loro opinione e inerentemente a questa difficoltà di capire perché ci sono politici barra cittadini di serie A rispetto a cittadini normali quali potremmo essere noi Rebellato, eh, cosa ne pensa? Volevo concludere nostri... un concetto, di, Prego, un concetto di prima che è stato detto. Eh, se eh, nei prossimi tempi, diciamo così, l'ambito di eh, mantenimento eh, de dei vitalizi regionali precedenti implicherà eh, tagli ai servizi, io aggiungerei anche un'altra cosa. Se questo è un dato di fatto, non dimentichiamoci per esempio che il Governo centrale, mi pare... La cifra sia intorno ai 13 miliardi di taglio alla sanità. Allora, io ho avuto occasione ultimamente di parlare con un chirurgo e con un medico di base. Il primo mi ha detto: Ci arriva una mazzata al giorno. Il secondo ha detto: Stiamo andando verso un sistema dove, se hai i soldi per assicurarti e fare medicina preventiva, vivi. Se non hai i soldi, muori. <ride> un medico di base. Ecco, quindi. Eh, prima di tagliare, prima di tagliare cioè, so, eh, che un professionista dire, dica una cosa del genere, penso che eh, detta da un operatore eh, possa, possa far riflettere sicuramente. Allora, prima di andare a tagliare, oltretutto, Regione Veneto mi pare che sia 250 milioni di 30. taglio. Sì, 200, 220. Ecco, in una regione dove mi sembra la sanità sia. Molto buona, per non dire d'eccellenza. Diciamo che gli ultimi dati. Adesso la stiamo ricostruendo esatto. mm, da zero. Da zero, no, dovete... è una battuta <ride> dovete chiedere la maggioranza. No, comunque i dati ribellato, come lei stava accennando, che sono recenti qua degli ultimi giorni, danno alla Regione Velde come un'eccellenza internazionale, non tanto. Eh, soltanto nazionale e locale. I dati sono importanti, vengono a curarsi da fuori regioni, da tutta Europa. Esatto. E eh, vorrei ricordare, ad esempio, sì. che per il Veneto è una delle prime regioni d'Italia che è stato istituito addirittura il punto di contatto regionale per la sanità trasfrontaliera, una cosa ancora un po' particolare, che molti non conoscono, che è obiettivo, tra l'altro, anzi, obbligo di una direttiva europea che è stata quindi recepita anche dalla nostra regione. Ora, la domanda è: anche i tagli nella sanità, l'ha introdotto questo? difficoltoso e molto annoso problema. Ricordiamo che, eh, per chi ci ascolta da casa, dal 92 più o meno quando è stata attuata il decreto legislativo 502 di riordino della sanità pubblica, eh, chiaramente sono state demandate alle regioni la gestione della cosa. In questi 20 e qualcosa anni ci sono state delle regioni che, hanno, che sono riuscite a eh, come dire, implementare il proprio servizio e dare un servizio ottimale, tant'è che sono attrattive di altre, molte altre, nonostante l'autogestione, quindi eh, come una normale società, no? uno dice eh, se le cose vanno in rosso cerco di mettere a posto e tagliare gli specchi. Questo non è successo. Sembrerebbe ci sia una spinta un po' più centristica, però questo ve lo chiedo a voi, nel senso che queste sono le opinioni che girano, che sento, eh, però comunque anche gli operatori nel mondo della sanità dovrebbero essere decurtati, perché prima sentivo eh, gli stipendi, un pochettino anche qua nel commento della sua, nella sua affermazione, e ci sono dei professionisti sanitari che prendono veramente forse anche troppo poco rispetto certo. al curso, e ce ne sono apparentemente della stessa categoria che prendono decine e decine di migliaia di più per un servizio che magari certo. è anche più limitativo. Quindi un riordino, però sa toccare ogni singolo interesse in senso nobile, cioè nel senso di interesse di ordine, di, di qualsiasi cosa, per i commercialisti, i ragionieri, i giornalisti, tu, tutti, tutti, tutti allo stesso livello, eh, diventa difficile poi fare una razionalizzazione. Eh. Ma Infatti forse è anche una causa per cui vi domando anche a voi qui. In Ma necessario? Sì, è necessario. E qua ritorniamo ribellato alla domanda. Perché nessuno ha mai fatto niente? <ride> ma andiamo a casa tutti quanti lì, con la generazione nuova. Potrebbe essere un'idea, ma insomma, io credo che adesso battuta a parte: la politica debba essere fatta da persone che sappiano e siano capaci anche di fare politica. Perché non ci giochiamo a risico su un territorio meno adatto, ci giochiamo su, su tutto. Non no, possiamo Bianzale. anche gettare le ortiche così, dire tutto che, che, esatto. che va male, che, perché sennò diventa. No, veramente Allora, c'è cioè, semplicemente il recupero di quello che io penso si chiami buonsenso, questo è il concetto, cioè il recupero di chi fa politica eticamente in un certo modo con il buonsenso è quello che ci deve essere, dopodiché da lì si parte con una nuova, non è che cambi la generazione, e cambi, perché queste cose qui che si è appena detto riguardano le lobby, le cosiddette lobby, no? il paese delle lobby. Tocchi un interesse a X, eh, si muove l'ordine Y, tocchi l'interesse a Y, si muove l'ordine Y. Perché poi ci sono anche i fuochi incrociati. Allora, però, noi dobbiamo andare a, a, tanto a ritrasmettere fiducia ai cittadini su una classe dirigente politica nuova, su una classe dirigente politica mh, trasparente e etica. Purtroppo gli esempi ce ne sono stati negativi, ce ne sono stati trasversali. Da tutte le parti, per cui non è che parlo di una parte politica piuttosto che di un'altra, e dobbiamo recuperare appunto eh, interventi cosiddetti di buonsenso e questa è la parte eh, principale, perché altrimenti siamo sempre il popolo italiano no, che si flagella e anziché no, valorizzare le eccellenze che sono presenti eh, eh, fanno sempre emergere le negatività. Insomma, questo io insomma, non non sono propenso a, questo, a questa attività qui. Mm, ma allora vi domando, Venturini, ad esempio, ma anche un po' a tutti quanti qui in studio. è Recuperare il buon senso con una nuova classe dirigente sono parole che si sentono negli anni. Però ogni volta la nuova generazione sì. non, non riesce a, 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 o a essere selezionata o non riesce a dare quello che probabilmente vorrebbe o dovrebbe dare. E, Provocazione che faccio giustamente da, 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 da giornalista in questo caso, ma eh, con la nuova legge elettorale, questa nuova classe politica come verrà selezionata? O meglio, riuscirà ad emergere da parte dei partiti che già ci sono oppure no? Partiamo da Venturini. Allora, secondo me i partiti dovrebbero riprendere un ruolo di eh, ambiente all'interno del quale far crescere la classe politica. In realtà in questo momento storico i partiti sono in grossissima crisi, e perché poi è difficile per la singola persona riuscire ad entrare in determinati contesti, fare dei percorsi, se alla fine comunque non si entra in una squadra. È importante la gavetta, io questo concetto lo ribadisco sempre. Tante persone vengono elette, si trovano parlamentari, magari non hanno fatto neanche il consigliere di opposizione nei propri comuni perché non hanno neanche i voti nel, nel proprio comune per farsi eleggere consigliere comunale, però perché a, mh, riescono ad essere candidati diventano parlamentari. E, e ci troviamo di fronte alle persone che non hanno la benché minima esperienza. Un tempo almeno i partiti permettevano di fare un percorso, che era un percorso di conoscenza, perché se tu vuoi capire come funzionano determinati meccanismi, rapportarti con le persone, avere anche quella sensibilità nel riuscire a trattare determinate materie, te lo fai col tempo, stando in mezzo alla gente. Eh, studiando ma anche applicando nel concreto quello che tu fai e quando amministri un piccolo comune, quando tu gestisci un bilancio che ti rendi conto poi quando vai a vedere un bilancio statale come questo è composto e do, quali sono le varie voci. Quindi secondo me i partiti purtroppo che sono in crisi è un grandissimo problema perché non riesci a creare classe politica che permetta di fare poi un percorso e lì bisognerebbe lavorare molto proprio per favorire questi processi e ehm, onestamente se io guardo la situazione la vedo tanto critica da questo punto di vista. Berti, tanto critica i partiti non sono riusciti a rappresentativi o stanno passando una crisi e pensare all'autodeterminazione del popolo veneto oppure istituire il progetto della maxi regione autonoma, meno impegno ad alimentare il buco del centralismo romano. Fabio da Verona, grazie Fabio. Berti anche una risposta eventualmente al nostro... Sì, volentieri, noi stiamo, Prego. io tra l'altro un mese fa che abbiamo avuto eh, Italia 5 Stelle, dove ci siamo trovati un po' tutto il Movimento 5 Stelle italiano per dare una visione di governo, io ho partecipato e ho promosso assieme ad altri colleghi un, un agora, come le chiamiamo noi, proprio sul tema delle autonomie, perché la nostra visione fin dal 2010 è una visione per gli Stati Uniti d'Italia, dove vengono... Eh, esaltate le autonomie locali nella comunque nell'unità del, dello Stato italiano, ma ripeto. Con Delle aree eh, disegnate diversamente con magari delle aree a macro regioni, però dove vengano esaltate ripetiamo quelle che sono le autonomie locali e le diversità locali che rendono anche il nostro paese speciale, unico. Tanto che questo nostro tavolo condiviso è composto da un ragazzo siciliano, un ragazzo sardo, io che sono veneto, un friulano e un lombardo. Questo per far capire che nell'unità dell'Italia, però, la specifica tre su cinque sono di statuto autonomo, che hanno magari una visione storica. Ma il bello è che loro. Loro per primi spingono certo. per far ottenere il loro stesso regime a tutte le regioni d'Italia, sì. perché, perché è questo che eh, c'è bisogno, non c'è bisogno di cercare privilegi, tant'è che a febbraio il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione con il nostro parlamentare Dinca proprio per richiedere la possibilità di avere l'autonomia per tutte le regioni d'Italia che poi ovviamente è stata cassata è stata cassata dal PD è diversa da quella siciliana perché altrimenti andremo in default in 4-4-8 perché bisogna dirglielo cioè magari l'autonomia sì ma non sul solco di quella siciliana ma senza lì sono le persone sappiamo che un Totò Cuffaro portato a Forza Italia in Parlamento abbiamo visto che era era dell'Udc primo e secondo e chi se l'è portato in coalizione studia era dell'Udc allora personaggi di questo genere capiscono che poi creino buchi di il bilancio della Stanti, però che posso capire, eh, ognuno, ognuno, nulla, ognuno fa quel che può, abbiamo visto quello che ha potuto fare in questi ultimi anni questo genere di politica parli, vi Comunque, parlare tornando tutti, noi, prego Tornando a noi, sicuramente il modello dell'Italicum è un modello fatto di nuovo per portare una classe politica di eh, scelti dai partiti, infatti sappiamo che i capolista, cioè, ovvero ci saranno delle circoscrizioni circa da 400.000 persone l'una, e il capolista di questa circoscrizione sarà scelto di nuovo dai partiti. In più il capolista potrà essere presente in altre due, cioè in totale di tre circoscrizioni. Il risultato siamo sarà di fatto di nuovo da lì, da lì, da un parlamento di partiti. eletti. Un'altra volta e siamo di fronte <ride> all'ennesima presa in giro. Noi ovviamente siamo per le preferenze, le preferenze le facciamo in ogni caso, anche oggi che ci sono i listini bloccati. Con la legge attuale, siamo riusciti comunque. A far eh, emergere le preferenze, la volontà dei cittadini. Ma scusa, ma prendermi 300 preferenze per essere candidato al Parlamento ti sembra? Beh, sempre meglio dire prenderne zero, sì, ma sono dire stato 300... scelto da un, da un, da un dirigente. Col ma che differenza c'è? Tra la squadra di calcetto e il patronato, ma ha ma che detto, lui lui, 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 lui sì, Ma che differenza c'è? Tra differenza un partito che magari ti fa fare anche un percorso. Ma si ma chiunque si può iscrivere ad un partito. Ma chiunque si può iscrivere a un. partito Vedere in faccia Ma mi dici la differenza tra. Ma come mi dici la differenza di quando vieni, le, quando, allora, vieni punto, quando ci sono 20 persone che via web ti danno la preferenza con quello di 20 parlamentare, perché poi parliamo di questi numeri, cioè persone che nei loro perché comuni sono i cittadini che scelgono sì, la sì, scelta Nei scelta loro comuni non riescono base, non neanche ad essere eletti consiglieri comunali perché di perché opposizione. Come al solito, posso riflettere un attimo? Prego, Venturini al volo, e dopo Ecco, allora dicevo, ci sono persone che non riescono neanche ad essere eletti nei loro comuni come consiglieri consiglieri di opposizione e poi con 20 voti te li trovi in Parlamento. Allora, sì, questo va con bene come no, percorso? Con 20 voti allora? allora, ma ne avranno 40? Eh no, no abbiamo diversi casi voti. a livello, abbiamo eh allora, diversi casi i che vengono riportati eh nei giornali. No, facciamo, allora non parliamo no, ma per coloro eh no, 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 parla, che parlare con... Dopodiché dico, se tu fai un percorso... Chi sono questi voti? Posso finire? Dopodiché, basta leggere i giornali. Abbiamo anche degli esempi nel territorio Veneto di persone candidate nei loro comuni, non lo dico per decenza. Lo chiedo io per la cortesia. di sì, fare No, io lo dico per decenza, persone dei nostri comuni del Padovano che non sono Beh, state neanche elette come consigliere no. di opposizione e si trovano in Parlamento. Allora dico, ma che ah. differenza c'è farsi eleggere con 300 persone che ti danno 20 persone, 50 persone loro, loro e, e non fare magari un percorso all'interno di un partito dove ti formi, dove impari, dove ti prepari? E, e, e provi poi l'esperienza, cioè, questo che dico: allora, se tu sei sottoposto a milioni di persone, centinaia di persone, migliaia di persone che ti danno l'assenso e ti permettono di eh, eh, essere eletto un conto ma quando vieni scelto comunque da una minoranza, sempre minoranza è un processo è... molto strano però si chiama democrazia ma anche eh, democrazia chiama con, democrazia con che democrazia è con 20 persone che ha la volontà delle persone 20 io persone che chi guardano ti è abituato è a avere esatto, il partito azienda che indica col dito un posso fare una domanda a voi gentili ospiti dove, eh, però, vorrei fare una, una domanda però da cittadino in questo caso se un parlamentare parliamo di parlamentare perché ricordiamo che in comune ente locale e nella regione ad oggi esiste ancora la possibilità di esprimere una preferenza. Quindi se io faccio male e sono consigliere comunale può essere che nonostante quella lista dove io faccio afferenza non prenda le preferenze per cui essere eletto, allora il popolo ha deciso che è meglio votare un altro, dopo che sia vero, giusto. Sarà il tempo, la legislatura, l'amministrazione quello che sarà, a dare un giudizio nel meglio. Un consiglio regionale parimetri, nel senso che in ogni caso si va. Ma se un parlamentare di qualsiasi movimento, certo. partito, qualsiasi altra cosa, non ha fatto niente uh -huh. e non dovesse neanche essere presente per la maggioranza, e ci sono i dati. Sul, come diceva Venturini, ci sono dei dati oggettivi rispetto al lavoro proposto, alle proposte di legge, ai disegni anzi, di legge, si dicono in Parlamento, e alle, alle interrogazioni parlamentari, insomma all'attività. E dopo se lo ritrovi candidato nelle prime liste di quello stesso partito, magari rieletto sicuramente rieletto, perché poi anche là voi che avete molta più esperienza di molti altri, sapete bene che più o meno si capisce quant'è la percentuale in base alla legge elettorale fai leggere o al Senato per, una, per la legge del Senato o per la legge per quanto riguarda la Camera dei Deputati, fai eleggere la stessa persona solo perché magari è amica di o segretaria di o, impre, o vicina a. Allora là si parla di. Io io non dico nel metodo di scelta che dovesse essere autogenerata sì. del partito perché è il cittadino che sceglie. Il partito sì, deve essere Ma muta. che differenza c'è eh, quando viene eletto una persona, solo per, sì, ma quando viene eletto una persona, magari completamente sconosciuta, che non ha mai fatto attività e quindi non ha la benché minima esperienza, non sa certo. com'è il rapporto col cittadino, solo perché in quel momento storico il suo partito tira, per cui viene inserito, perché, non so. Ma perché tira il non Perché a... magari voglio... il, mo il no, Movimento 5 Stelle bravi. piuttosto che la Lega, <ride> in quel momento storico ti vai ad iscrivere, vieni candidato e. Se quel partito riesce a prendere tanti voti, tu passi a prescindere che la gente ti conosca o non ti conosco, giusto perché il partito tira in quel momento. Allora è lo stesso principio per cui, magari, viene scelto tizio che magari nel corso della sua attività non ha dimostrato impegno, viene scelto da un partito. È lo, è lo stesso principio per cui tu sei candidato con un partito che in quel momento tira e passi mh, tranquillamente, è questo quello che voglio no, dire. Sì, signora, è difficile la selezione sì, da questo punto è di vista. Sì, che è difficile, anche perché ci sono. Ma la domanda è: un cittadino che potere ha di non fare legge? Magari mi piace l'idea di quel partito, ma è rappresentato da persone che secondo me non vanno bene. Posso fare due cose: o non andare a votare o votare un'altra cosa, se no, sì. oppure votare stappandomi il naso. nel senso Esempi ce ne sono stati, ripeto, trasversali da tutte le parti negli certo. ultimi anni. Non per questo la gente è anche arrabbiata, ma anche probabilmente ha ragione. No? Pianzale, no, allora. Ecco, entriamo negli ultimi un minuto, e dopo vorrei passare un'altra una parola a Berti che finisse il sì. ragionamento, dopo entriamo nella cosiddetta, io la definisco, zona Cesarini. Quindi vi lascio due minuti a testa per lasciare un messaggio alle persone che sono a casa su quello che vorreste fare impegnarvi. Togliere di torno i dirigenti tecnici e certi apparati parassiti non politici all'interno dei comuni e regione farebbe risparmiare un sacco di soldi da girare, alla, eh, scusate, da girare al sacco delle pensioni. Sonia, da grazie Sonia. Prego, Ministro. No, beh, allora, la scelta della classe dirigente è una decisione che spetta al singolo partito e quindi i meccanismi di scelta lo stabilisce il partito. È evidente poi che sta al consenso eh, che questo partito riesce a, a recuperare o ottenere a livello locale, cioè a livello voglio dire, competizione, di, di competizione, sì. che permette, che permette eh, la scelta eh, o meno eh, di quelle. Ciò che manca in alcuni partiti ma anche... Anche nel mio, non è che io mi, mi dissocio, eccetera, è esattamente una eh, possibilità, di diciamo così, anche da parte degli iscritti di in individuare una uh, certa uh, selezione di classi di genere, perché mentre, appunto, nel comune. La lista di 30 persone, 32, 40, quelle che sono, si sottopongono appunto alla, alla competizione, sono i cittadini, magari ai livelli, alla, alla regione lo stesso ai livelli superiori uguali. Però c'è la stessa domanda. Quando, chi è che ti metti in lista? Perché poi alla fine è sempre quello. Che tu vada a preferenza, che tu non vada a vedere, qualcuno in lista ti deve mettere, perché, altri, perché altrimenti non è che uno si sveglia la mattina e va in lista. E qui il ragionamento de, della collega Turini io uh, insomma, sono uh, favorevole, nel senso che da un lato i partiti dovrebbero privilegiare le persone che in qualche modo hanno il consenso territoriale si hanno, e hanno fatto un'esperienza reale, sapere cos'è un'ordinanza, sapere cos'è una determina, eccetera, rispetto magari a colui quali sfruttano, ma anche legittimamente. Un momento storico, come era per la Lega una volta, lo è tuttora, tutt perché poi ha avuto un calo, eccetera. adesso il 5 Stelle, poi magari sarà qualcos'altro un domani. Che Gli cambia la vita, eh. certo. Al momento giusto, al posto giusto, al posto. Eh. giusto. Allora. è successo eh. anche in Forza Italia eh, quando eh. tirava molto eh. sto dicendo che no, no, noi la memoria siamo storica, Infatti, noi siamo esenti, la eh. memoria storica. Insomma, eh. basta per fortuna adesso con gli strumenti eh. informatici eh. è anche facile da reperire. Allora entriamo, entriamo come dicevo nell'ultima sì, sì. parte. La no, consuetudine di questa trasmissione è lasciare chiaramente ai nostri ospiti due minuti circa eh, un minuto e mezzo, due minuti, di dare una propria eh, diciamo, opinione, un proprio messaggio alle persone che ci ascoltano da casa. E quindi noi lo facciamo non volentieri, ma molto di più. Rebellato, prego. Ma noi come Fratelli d'Italia, con la nostra. Frontman, diciamo Giorgia Meloni, eh, domenica abbiamo fatto la manifestazione a Bologna, è stato secondo me un passaggio storico per riunire il centrodestra, nei prossimi mesi vedremo come andranno le alleanze. Nella, per la provincia di Padova ci sono degli appuntamenti molto importanti, eh, condivido eh, la fase della cri criticità eh, politica, nel senso che eh, c'è poca attrazione da parte dei partiti nei confronti dei militanti, eh, come, come, come fratelli d'Italia siamo presenti e attivi eh, sul territorio con le nostre, manif con le nostre eh, manifestazioni, eh, si, abbiamo bisogno di, eh, di, ade di adesioni, abbiamo bisogno di militanti e di, e di gente che creda nella politica, perché oggi come oggi sicuramente mettere la faccia in politica, in un mondo politico diciamo così, non, che non gode di buona reputazione sicuramente ci vuole coraggio, però eh, lo spirito c'è e quindi penso che sia una cosa positiva. Rebellato per il suo ruolo da dirigente provinciale di questo partito di Fratelli d'Italia, si impegna qui davanti alle telecamere, sa, le parole sono come i sassi, diceva qualcuno, si impegna nei confronti dei dirigenti apicali chiaramente del movimento a, eh, diciamo, a verificare un escamotage giuridico normativo per arrivare un po' alla riduzione di quello che diceva anche lei prima, ma credo che da questo punto di un vista sì, eh, no, nel senso... una verifica eh, mm. sicuramente può essere fatta, eh, credo che eh, questo sia una problematica eh, nazionale e quindi il popolo è sovrano e per esempio una, una forza multi, multipolitica si può associare per fare anche una richiesta di referendum. Un, sì, insomma, sostanzialmente certo. Bene. Berti, prego. Ah, un minuto al volo, solamente per tutti i cittadini di starci vicino in questo momento dove la lotta si farà sempre più dura e serrata. Arriveranno momenti adesso molto intensi, ci hanno già dichiarato guerra, come, di, come parlavo prima, da parte eh, qua in Veneto è stato l'Avvocato Paniz per difendere i privilegi della casta. Noi siamo pronti, abbiamo, ci siamo armati democraticamente con le nostre leggi e adesso siamo pronti con esperti, costituzionalisti e soprattutto con la nostra grandissima voglia di riuscire a farcela, non riusciranno a fermarci e se lo faranno dovranno dar fondo a tutta la loro forza, ma noi siamo sicuri che grazie all'appoggio dei cittadini, che grazie all'appoggio delle persone che abbiamo visto i messaggi che arrivano da casa, questa è una battaglia che va al di là del colore politico di cui ha bisogno tutta la politica italiana per dare un segnale forte di qualcosa che oggi è sentito come abbiamo visto, al 90% delle persone, praticamente tutti, praticamente si può dire, ritengono il primo obiettivo. Noi abbiamo fatto tutto quello che era necessario per, me, per fare, per realizzare quella che è la prima richiesta in assoluto. Adesso, nelle prossime settimane, daremo fuoco alle polveri e quindi chiedo a tutti i cittadini di starci vicino e di supportarci in questo momento cruciale. Grazie, grazie Berti. Quindi sia nel Veneto che in nazionale, certo sia in sì. Italia. Perfetto. E Venturini, prego. Sì, io parto da un detto che dice sì, il cambiamento che vuoi vedere negli altri, nel senso che giustamente si pretende il cambiamento esterno, però noi per primi in qualche modo dobbiamo essere motivo di cambiamento. Io allora quello che dico a chi ci guarda, ai miei cittadini, perché ormai sono sindaco da quasi otto anni, è quello di avere fiducia comunque nelle persone che gestiscono anche la cosa pubblica, perché. Mh, Voglio dire, ci sono persone che si impegnano, che ci mettono passione, che ci mettono impegno in quello che fanno e secondo me devono essere valutate per i fatti. E quindi è giusto che i cittadini guardino tutta l'attività che viene svolta. Si fanno le battaglie, sì, perché non ci siano i privilegi, perché non ci siano i vitalizi, le caste, si cerca anche però di fare un'attività politica che risolve i problemi quotidiani concreti delle persone. Allora io dico da qua si misura il valore di chi fa attività politica, di chi è presente sul territorio. Quindi l'attività che viene fatta è e deve essere di vicinanza al cittadino e questo è quello che si cerca di fare, perlomeno come amministratori locali. Grazie, grazie Venturini. Bianzale, prego. Ma io suggerisco ai cittadini di, non stare, di stare molto attenti a chi racconta le favole e le favolette perché poi è facile abbagliare, attrarre a sé consenso per poi all'atto pratico, quando essere chiamati, non andare a governare o a ritirarsi o, o, o girare l'angolo, perché chiaramente è più, di, è più facile fare la protesta che fare il governo. È evidente che chi ha il governo e chi eh, svolge politica ha delle responsabilità importanti, le deve fare col massimo impegno e con la massima etica. Per quanto riguarda anche il partito che rappresento, io ricordo che nel, in questa legislazione i candidati di Forza Italia alla Camera e al Senato firma, hanno firmato un impegno alla riduzione del proprio, della propria identità pari al 50%. Naturalmente eh, non essendo andati al governo eh, è un'attività che eh, prevede un dettato normativo. L'impegno comunque rimarrà perché è un impegno assunto con tutti gli elettori e con tutti i cittadini. Da parte nostra in Consiglio Comunale a Padova stiamo lavorando bene per tutti i cittadini padovani e non solo e ricordo che Forza Italia è la forza moderata del centro-destra contro insomma, una deriva eccessivamente spostata a destra. Bene, grazie, grazie Bianzale. Ecco, un messaggio che mi sento un po' anche trasversalmente con i gentili ospiti di dare... È questo, cioè non demonizzare la politica. Questa sera abbiamo visto le, le cose più brutte che possono essere della politica, quelle che sono percepite in maniera più negativa da chi ci ascolta da casa, ma nel comune sentire, ovvero dei costi che sono esorbitanti, lontani dalla realtà quotidiana delle cifre che fanno non sorridere o piangere, fanno veramente eh, come dire, eh, fare un sussulto a chi vede queste cifre, pensando poi a chi, la, gran la grande maggioranza delle persone, ha eh, veramente fatica, fatica ad arrivare a fine mese o addirittura peggio, non parlando poi degli anziani e quant'altro. Come, come mi sembra di capire, ripeto anche conoscendo personalmente questa sera, tra l'altro, i gentili ospiti in studio, eh, devo dire la verità: c'è anche delle persone, non mi piace usare sempre il termine per bene, però, delle persone che si impegnano visivamente, dedicando tempo, togliendolo alla propria famiglia, al proprio lavoro a volte, quindi rinunciando anche a dei. Magari più facili guadagno professionali o meno, che eh, si impegnano e questa è trasversale in tutti i partiti, quindi non c'è il partito migliore, il partito peggiore. C'è però la, la necessità di arrivare a un risultato: perché, eh, con un disavanzo del, del, sul PIL del 138, del 140 in continua ascesa, alla fine i cittadini vogliono avere i servizi e qui invece il comune sentire è. Togliamo i servizi e aumentiamo le tasse. Questo è quello che noi non dobbiamo fare. Io ringrazio. Come sempre voi da casa, sempre tantissimi, mi riscuso per la terza volta che non riusciamo a mandare in onda tutti, ma se facessimo ciò non ascolteremmo i nostri gentili ospiti. Grazie degli suggerimenti, grazie delle opzioni, scriveteci, chiamateci, telefonateci, vado a risalutare i nostri gentili ospiti. Parto da questa volta da Manuel Bianzale, eh, consigliere comunale capogruppo di Forza Italia in comune di Padova. Grazie Bianzale grazie per essere voi. stato qui con noi questa sera. Ringrazio Elisa Venturini, sindaco grazie. del Comune. Comune di Casal Serugo, in sempre di Padova e consigliera provinciale, grazie, grazie gentilissima. Saluto e ringrazio anche Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 buonasera, Stelle. Buonasera a tutti. Grazie, buon grazie lavoro e grazie per essere stato venuto qui con noi. E saluto anche Marco Rebellato, dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, ringrazio di essere stato nostro gentile ospite. Io ringrazio la regia, ringrazio Davide, Massimo, Riberto, la nostra intervistatrice Alessia Nicetto e vi do appuntamento per giovedì prossimo, sempre allo stesso ore, sui, sui canali di Caffè TV 24, 95 nel Veneto, ma visibile in, tu, in diretta in tutto il nord Italia e da poco anche in centro Italia a Roma. Vi ringrazio e buon appuntamento, buona serata e ci rivediamo la settimana prossima. Arrivederci!